Cari amici, ben ritrovati. Nel video precedente abbiamo introdotto il tema relativo al buddismo delle origini, quindi quello vero, autentico, al di là delle trasformazioni secolari che nella sostanza lo hanno alterato. Per non parlare dell'ultima moda del secolo in corso, per cui dichiararsi buddisti fa molta scena e si confà totalmente agli orientamenti progressisti della nostra era contemporanea. Alludiamo, tanto per fare qualche esempio, al buddismo di tipo, diciamo, devozionale, ecco, riguardante l'etica della compassione, della filantropia, dell'evasione mistica da ogni vincolo di natura pratica, molto new age, molto trendy. Per quanto ci riguarda, quindi, riteniamo cosa di enorme importanza riferirci a questa opera mastodontica, La dottrina del risveglio di Julius Evola, attraverso la quale, attraverso cui è possibile trovare, ecco, le tracce del buddismo vero, reale, quello originario, quello della verità, il cosiddetto buddismo Pali. A tale proposito, quindi, l'autore dell'opera si è basato quasi esclusivamente, per quel che riguarda il discorso delle fonti, sul Sutta Pitaka, che è uno dei tre, diciamo, canestri, così viene chiamato, del corpo dottrinario dell'antico buddismo. E contenente appunto il Sutta Pitaka, la parte più importante, autentica ed antica, di questo cosiddetto buddismo Pali. Ovviamente poi vengono utilizzati numerosi altri testi che però riteniamo di non citare, in quanto invitiamo chi ci ascolta ad acquisire e leggere la dottrina del risveglio di Julius Evola. Quindi ora andiamo alla lettura, che faremo un po' così in stile random, ma unicamente per comprendere la vera natura del buddismo, al di là di tutte quelle superfetazioni ibride accennate inizialmente. Ora io sinceramente sono un po' in imbarazzo, perché questa è un'opera perfetta, enorme, diciamo esauriente da tutti i punti di vista, quindi scusate, è un'opera che va letta dall'inizio alla fine. Magari ci si potrà mettere un anno per leggerla, ma va letta attentamente. Quindi quello che io vi leggerò così sono degli sprazzi, ma che appunto hanno questa importanza, quella di centrare il nucleo dell'argomento, cioè scoprire quello che è il vero buddismo, il buddismo antico, Theravada. Ecco, qui ci sono vari capitoli. Ecco, uno di questi riguarda la distruzione del demone della dialettica. La premessa della dottrina buddista del risveglio è la distruzione del demone della dialettica. Ecco, la rinuncia alle varie costruzioni del pensiero,
a quello speculare, che è un semplice opinare, alla molteplice varietà delle teorie nelle quali si proietta un'inquietudine fondamentale e cerca appoggio uno spirito che non ha ancora trovato in se stesso il proprio principio. Ciò vale non soltanto per la speculazione cosmologica, ma anche per i problemi relativi all'uomo, alla sua natura e al suo destino, e perfino per ogni determinazione concettuale del fine ultimo dell'ascesi. Qui iniziano virgolettate delle domande: sono io mai esistito nelle epoche passate o non sono esistito? Che cosa sono io mai stato nelle epoche passate e in che modo sono io divenuto quel che diverò, quel che sarò? E via di seguito. Esisto io dunque, non esisto, e via di seguito. Tutti questi, per il buddismo, non sono che leggeri pensieri. Questo si chiama vico delle opinioni, gola delle opinioni, spina delle opinioni, roveto delle opinioni, rete delle opinioni, impigliandosi nella quale l'inesperto figlio della terra non si libera dal nascere, dal decadere e dal morire, dal samsara. Ecco, per il buddista ciò che è essenziale è liberarsi dal samsara. Non valgono le speculazioni astratte, filosofiche, l'atma e via di seguito. Il buddismo è pratico, bisogna affrontare, bisogna cavalcare la tigre. L'opinione, o discepoli, è una malattia, l'opinione è un tumore, l'opinione è una piaga. Chi ha superato ogni opinione o discepoli è chiamato santo sapiente. Parole di Buddha, del principe Siddhartha. E quindi lo stesso scusate, vale per l'ordine cosmologico. Si inizia appunto il discorso virgolettato: eterno è il mondo, non eterno è il mondo. Finito è il mondo, infinito è il mondo. L'essere vivente e il corpo sono lo stesso, e via di seguito. La dottrina dei compiuti, così appunto viene chiamata, di coloro che hanno avuto il risveglio, è indicata come quella che distrugge dalle fondamenta ogni attaccamento e soddisfazione in false teorie, in dogmi e sistemi, e che perciò tronca anche nelle radici sia timore sia speranza. La risposta alla domanda rivolta al Buddha: ha forse il signore Gotamo, questo è il nome di casata del principe Siddhartha, una qualche opinione? È dunque categorica la risposta. Opinione è ciò che è remoto dal compiuto. Visione è questa nel compiuto. Quindi, diciamo, una tale risposta indica il punto fondamentale. Non è che il buddismo abbia inteso escludere la possibilità di una conoscenza in ordine a problemi quelli, come quelli ora indicati, perché allora, fra l'altro, esso cadrebbe in contraddizione. I testi offrendo, dovunque si sia reso necessario, degli insegnamenti sufficienti precisi in ordine all'uno e all'altro di essi. Esso ha piuttosto voluto opporsi al demone della dialettica, ha respinto quindi ogni verità che, avendo per base il solo intelletto discorsivo, vitakka, non può appunto che avere valore di opinione, di doxa in greco. È dai ragionatori e discutitori che si prende distanza, perché costoro possono ragionare bene e ragionare male, possono dire così e possono dire altrimenti, trattandosi di teorie che sono semplicemente loro escogitazioni.
È il togli via tutto dell'ascesi buddista, non ha nemmeno il senso di un sacrificium intellectus a favore della fede, come in certa mistica cristiana, è piuttosto una catarsi preliminare, un opus purgationis, giustificantesi in vista di un superiore tipo o criterio di certezza, quello che si radica in una effettiva conoscenza, assimilata analogicamente, come nella prima tradizione vedica, ad un vedere. E questo tramite l'ascesi pura, assoluta. E qui proseguiamo, ma sinceramente un grande imbarazzo, perché è un libro che va letto sistematicamente. Ecco, vediamo qui. Sappiamo già che l'attributo di Buddha dato al principe Siddhartha e esteso poi a tutti coloro che ne hanno seguito la via significa lo svegliato. Esso riporta allo stesso punto, cioè allo stesso criterio della certezza. La dottrina degli Arya è detta inescogitabile, insuscettibile, cioè ad essere assimilata ad una qualsiasi creazione del raziocinio. Ricorre spesso il termine attacca vasaro, riferentesi appunto a ciò che non può venire afferrato con la mera logica. Essa si presenta invece in un risveglio, e come un risveglio. Facciamo altri saltelli, arriviamo al quinto capitolo, la fiamma e la coscienza samsarica. Per comprendere adeguatamente l'insegnamento buddista bisogna dunque partire dall'idea che esso ha in vista la condizione di un uomo per il quale il parlare dell'Atma Brahman, di un suo immortale io immutabile, identico alla suprema essenza dell'universo, non sarebbe un parlare conforme a realtà, basato cioè su di un dato effettivo dell'esperienza, bensì un semplice speculare, un far della filosofia o della teologia. La dottrina del risveglio vuole essere assolutamente realistica. Dal punto di vista realistico, per un tale uomo il dato immediato è la già accennata coscienza samsarica. Il buddismo procede ad un'analisi di tale coscienza ed alla determinazione della verità che le corrisponde, compendiantesi nella teoria dell'universale impermanenza e non sostanzialità anatta. Nel samsara non esistono che stati condizionati di esistenza e di coscienza. È il samsara che va superato e va raggiunto il nirvana, l'assoluta calma ed imperturbabilità. Ecco, signori miei, amici miei, questo è la sostanza, in fondo. Questa è la sostanza del buddismo, delle origini del vero buddismo. Leggiamo quest'ultimo passo. Il fatto di cogliere quell'apice nel quale la distinzione fra creatore e creatura diviene metafisicamente un non senso rende possibile tutto un sistema di realizzazioni spirituali che, partendo dalle categorie del pensiero religioso, riesce difficile comprendere. Soprattutto esso rende possibile quel che in gergo alpinistico, dicevola,
si direbbe un'ascesa per la direttissima, cioè un'ascesa per nude pareti, senza appoggi, senza scarti dall'uno e dall'altro lato. Buddismo assoluto. Esattamente questo è il senso dell'ascesi buddista, quale sistema ora non più di semplice disciplina generatrice di forza, di sicurezza e di calma incrollabile, ma come sistema di realizzazione spirituale. Il buddismo conduce la volontà dell'incondizionato ai limiti quasi inimmaginabili per il moderno Occidente. Ed anche in questa ascesa lungo l'abisso esso rigetta ogni mitologia, procede per mezzo di una forza pura, fuga ogni miraggio, stronca ogni residuo di umana debolezza, mantiene lo stile della pura conoscenza. La salute sia sempre con voi. Un caro saluto da Umberto Salmeri.